Ancora segnalazioni alla redazione di Sfidiamoli. Vittoria, c'è video per te. Un fregio dell'amministrazione comunale è quello di aver riqualificato attraverso il Più Europa il rione Ferrovia. Interventi che hanno interessato Piazza Colonna, Piazza Bissolati e la Colonia Eleoterapica. Non sono mancati momenti di criticità da parte dei residenti cittadini che non hanno e non condividono uno stravolgimento così radicale. Oggi la nostra attenzione, puntualmente segnalata dai cittadini, si sofferma sulla Colonia Eleoterapica, luogo, come si ricorderà, da sempre punto di riferimento sportivo e sociale non solo del rione Ferrovia ma dell'intera città. Oltre alle attività sportive e punti di aggregazione giovanile, negli anni hanno visto la Colonia Eleoterapica essere uno dei pochi polmoni a verde della città. Negli ultimi anni, abbandonata al proprio destino, ha visto un declino della struttura sotto tutti i punti di vista. Da ricettacolo di rifiuti a luogo dormitorio di extracomunitari e non solo, così come la struttura adiacente alla colonia. Infatti i cittadini ritengono incomprensibile come si possa parlare di riqualificazione quando a pochi passi esiste un degrado simile. La settimana scorsa, grazie all'intervento delle forze dell'ordine, in questa stessa struttura sono stati trovati circa 8 cittadini extracomunitari senza fissa dimora che, con tale comportamento, rendono la zona sempre meno sicura e poco frequentabile. Eppure siamo al centro della città. Rivolgiamo un appello al sindaco perché non impone alla proprietà di riqualificare l'area? Questa è la domanda. Ci spieghino di chi è la proprietà. Lo richiedono pacificamente i cittadini che chiedono risposte sollecitando i nostri interventi. Inoltre, in una struttura abbandonata, degradata, pericolante, chiediamo al sindaco come sia possibile autorizzare un'azienda di recupero auto alla sosta dei veicoli e avere contatti con il pubblico. Questi sono i misteri che avvolgono la nostra città, i misteri che non trovano risposte da parte dell'amministrazione e che penalizzano sempre e comunque la cittadinanza. Non basta un Più Europa e avere un'amministrazione comunale sempre meno.